immagini di allevamenti sui nicoli che magari non appartengono nemmeno alla nostra regione, ma che comunque non appartengono alla stragrande maggioranza degli allevatori sui nicoltori della nostra regione, che invece hanno un allevamento che tra l'altro adesso si sta anche specializzando e sta rispettando anche le direttive del benessere animale, e quindi con gli spazi, con la stabulazione, con allevamenti anche all'aperto. Quindi sono immagini fuorvianti e che danno ancora una volta colpiscono i nostri allevatori che seriamente e responsabilmente svolgono del loro lavoro, attenti appunto alla qualità e all'impatto e alla qualità del prodotto e del territorio nel quale sono insediati. In Friuli abbiamo ovviamente, tra l'altro soddisfiamo solo il 10% della necessità del prosciutto di San Daniele, quindi importiamo il 34%, non possiamo mettere in condizione di a responsabilità i nostri allevatori rispetto a una qualità del prodotto, una qualità della produzione, una filiera di qualità che consente anche la DOP del prosciutto di San Daniele, no? Per una generiche sì, così, considerazioni su quello che è l'impatto degli allevamenti sui nicoli sull'ambiente, che al limite riguarderebbero alcune limitate zone del territorio nazionale in alcune regioni e in alcune parti di territorio di queste regioni, e che vedono all'estero, ad esempio in Olanda, concentrazioni anche 4-5 volte superiori di insediamenti rispetto a quelli che noi abbiamo. Quindi difendiamo e tuteliamo la nostra produzione, i nostri produttori, la qualità del prodotto, la qualità della produzione, perché è fondamentale per assicurare un futuro ancora alla suinicoltura del nostro paese e della nostra regione in particolare.